E bentornati cari ascoltatori della Rosso nel Cuore, io sono Luis, io Matteo, siamo Ferrari Formula 1 Rosso nel Cuore, come sempre sotto il video tutti i link per seguirci sui social e la solita campanellina per essere aggiornati sui nuovi video. Bravo. Bene. In questa lunga sosta per la Formula 1 abbiamo deciso di tornare con il nostro format. Esatto. Il nostro... Non è top e flop. No. Ma è viaggiando in Formula 1. Aspettando la gara di Singapore in Formula 1, ci eravamo appunto... decisi di intraprendere questo nuovo discorso di viaggiando in Formula 1 con un pilota italiano. Sappiamo che in questo momento c'è l'occasione l'anno prossimo per Antonio Giovinazzi di approdare in un team e di questo vogliamo appunto approfittare per tornare indietro nel passato. Vogliamo approfittare per parlare di Piercarlo Ghinzani, pilota non conosciutissimo nell'ambito della Formula 1, ma che comunque ha fatto una decade di storia. Andando subito un po' al succo di questo pilota, Piercarlo è un pilota che ha corso tanti anni in Formula Ford, si è fatto notare da manager della Formula 3 addirittura, dove poi corse appunto per diversi campionati. Formula 3, parliamo del campionato europeo, dove il pilota firmò un contratto con il team di Allegrini, dandogli in mano una Brabham, ma diciamo che le statistiche non erano quelle previste e decise di lasciare la scuderia. Il 77 fu un anno importante per Piercarlo perché è passato al team Euro Racing, parliamo sempre di Formula 3, e vinse appunto il campionato che gli permise di approdare in Formula 2. Sì, nel 79 decise appunto di approdare in questo campionato di Formula 3 europea con l'Alfa Romeo, in cui poi la squadra gli avrebbe promesso di correre in via stabile anche nei prossimi anni se avesse disputato una buona stagione. Appunto, dopo aver vinto la prima gara, gli osservatori all'esterno, soprattutto il presidente della vecchia federazione adesso internazionale chiamata FIA, in quel momento chiamata FISA, lo informò che se avesse proseguito appunto questo campionato non gli sarebbero stati attribuiti dei punti a causa della sua maggiore esperienza. In questo campionato di Formula 3 ci furono anche grossi nomi che parteciparono, tra cui Alain Prost, che poi sarebbe diventato quel che è. Da questa decisione lui decise appunto di approdare invece al campionato di Formula 3 italiana, dove appunto vinse su Michele Alboreto. Nell'81 Piercarlo ebbe l'opportunità di approdare in Formula 1, soprattutto senza fare nessun tipo di test. Esatto, cosa che al tempo di oggi è una cosa impossibile. E debuttò nel Gran Premio del Belgio, dove praticamente arrivò tredicesimo. Non avendo un bel debutto, decise di lasciare la Formula 1, ma poi tornerà nell'83. In quell'anno di transizione, corse le 1000 km del Mugello, sì, vincendola insieme al compagno di squadra Alboreto. Quindi ci sono sempre nomi, è sempre stato circondato, esatto, da nomi importanti. Sì, in quell'anno sostenne anche dei test con la Tyrrell, di cui ci furono anche grandi altri piloti, che poi gli vennero preferiti a Piercarlo Ghinzani, e in cui poi fu costretto ad accasarsi invece al vecchio team dell'Osella. Sì, diciamo che il team dell'Osella ha avuto tanti alti e bassi, e al debutto è stato un team che non ha avuto tanta fortuna, ha sempre sofferto molto di fondi. L'anno dove più o meno la scuderia è riuscita a essere un po' più competitiva è l'84, dove ottenne diversi punti durante la stagione. Esatto, sì, perché all'inizio Piercarlo Ghinzani fu anche soggetto a un grave incidente, soprattutto nel Gran Premio del Sudafrica, dove appunto andando a sbattere contro le protezioni addirittura si spezzò la macchina in due, provocando anche incendio e ustioni sul pilota. Però si rifece nei Gran Premi successivi, come quello di Dallas, in cui arriveranno i primi punti in Formula 1 per il pilota italiano, piazzandosi appunto in quinta posizione. Questo piazzamento fu grato alla scuderia perché riuscì a racimolare dei fondi per finire appunto la stagione. Durante questa stagione è stato anche adocchiato dalla Williams, ha cercato di avere un contratto con il team inglese, purtroppo poi è stato diciamo messo da parte perché il nome di Mansell era molto più riconosciuto al tempo. Sì, poi nel 1985 venne confermato alla guida dell'Osella per l'inizio della stagione, ma poi a metà campionato fu sostituito da un pilota tedesco che permise al team di terminare la stagione e quindi ovviamente non riuscì a terminarla. Il pilota italiano però all'epoca era anche tester della Pirelli per le gomme ufficiali, in cui riuscì a trovare un accordo poi con la Toleman, che poi sarebbe diventata successivamente la Benetton, con il compito appunto di affidargli una seconda monoposto per sviluppare appunto gli pneumatici. L'86 fu un altro anno difficilissimo per l'Osella, ha sofferto ancora di più i problemi finanziari, quindi Ghinzani ha deciso di lasciare il team passando alla Ligier, dove fu compagno di squadra di René Arnoux. Nell'87 l'ingaggio appunto del pilota italiano al fianco di Arnoux fu favorito anche dalla conoscenza dei motori Alfa Romeo con cui gareggiava e dalle buone capacità di guida che aveva lui.
Però la casa di Arese a quei tempi era stata acquistata dalla Fiat, che però non aveva intenzione di proseguire il programma di Formula 1 e quindi decise appunto di sospendere la fornitura dei motori. Per quello la Ligier in quel tempo a inizio stagione doveva riprogettare completamente tutta la vettura da capo, quindi da carta bianca, non appunto partecipando solamente con il pilota italiano alle prime gare stagionali. Poi le gerarchie all'interno del team erano veramente molto chiare perché René Arnoux era molto favorito sia in pista che a livello anche di servizi come pneumatici a cui venivano montati quelli più morbidi rispetto alla seconda vettura che guidava Ghinzani. Diciamo che la sfortuna di Ghinzani è stato circondato e è stato compagno di squadra di nomi molto importanti. Esatto, quindi non gli permisero di mettersi proprio veramente in Esatto. luce. Nell'86, in quell'anno ancora che non partecipò in Formula 1, ha deciso di partecipare ai 1000 km del Fuji, aggiudicandosi appunto la vittoria. Quindi diciamo che almeno ha avuto fortuna Sì, non in in. competizioni di Formula 1, ma esternamente ha avuto successo. Nei successivi anni della sua esperienza in Formula 1, quindi 88-89, non ebbe molto successo anche perché la carriera era ormai giunta quasi al termine. Ebbe un ultimo contratto col team tedesco Zack Speed, in cui poi si relegò solo al 13-14 posto e finì la stagione non benissimo. A fine carriera decise di fondare nel 1992 il suo team, che poi prese parte alla Formula 3 italiana, mentre tra il 2000 e il 2001 il suo team corse nel campionato Formula 3 e Formula 3 tedesca. In conclusione, le ultime notizie di Ghinzani arrivano fino al 2009, dove tra il 2005 e il 2009 appunto fondò la sua casa automobilistica A1 Grand Prix, che per mancanza di fondi appunto chiuse nel 2009. Facciamo come Babbo Paradurso. Alla prossima puntata! In conclusione possiamo dire che abbiamo un po' pescato nel passato, negli anni 70 in questo caso, per parlarvi di questo nuovo pilota, non conosciutissimo neanche da noi possiamo ammettere, però diciamo che raccontare e trascorrere buona parte della storia della Formula 1 anche con questi personaggi è sempre piacevole. Ovviamente poi l'italianità si è un po' persa durante gli anni ovviamente di adesso, sperando poi di un approdo negli anni prossimi di Antonio Giovinazzi. Quando è che si mettono sul tavolo per cacciare via Binotto? Non so. Lo scopriremo nella prossima puntata. Ah no, La beautiful cazzo. bene, ragazzi, per oggi è tutto. Io sono Luis. Io Siamo Matteo. Ferrari e Formula 1 nel nostro cuore. Ci vediamo per un prossimo viaggiando in Formula 1. A presto.